ancora grazie dell'invito, ma subito una precisazione, nel senso che la mia ernia del disco indica che sono qui per interessi privati in atti d'ufficio, in quanto ovviamente sto predisponendo per la partecipazione a Federanziani e ho già chiesto l'iscrizione al Presidente Messina, data l'età che è vicino ai 70, per cui insomma, per quanto uno è giovanile, voglio dire, non la fa sempre. Allora, tre rapidissime considerazioni. Non ci siamo messi d'accordo con chi mi ha preceduto, soprattutto con Gustavino e Battaglia, ma la prima considerazione è semplice. Pozzo e Messina lo sanno, la dico da parecchi anni e la dicevo come economista, che è il mio precedente mestiere, prima di essere impegnato in politica. Se prendiamo la popolazione italiana per classi di età e la spesa per la salute per classi di età, le sovrapponiamo, le proiettiamo a 10 anni da oggi, a parità di struttura sanitaria, quella che è oggi, la spesa raddoppia e il servizio peggiora. Quindi, come diceva Battaglia, ma se c'è l'allungamento dell'età, l'invecchiamento della popolazione, per fortuna sta avvenendo con una qualità della salute degli anziani che non è merito del servizio sanitario, è merito dei loro genitori, è merito del loro modo di vivere, è merito della loro dieta, è merito, diciamo, della tradizione italiana mediterranea, diciamo così. Però è chiaro che questo è il primo punto, perché se pensiamo anche fra 5-10 anni di fronteggiare la non autosufficienza o la necessità di avere cure, prendendo l'anziano, portandolo in ospedale a 800 euro al giorno, invece di dare alla famiglia 100 euro al giorno, magari come è nel mio disegno di legge, adesso non voglio fare propaganda, ma l'ho presentato 4 volte, è pendente al Senato, e cioè innanzitutto diamo alla famiglia quantomeno la deduzione, se poi è incapiente perché non c'è il reddito, gli dai l'assegno familiare. Costa meno a tutta la collettività e, se permettete, la qualità della vita dell'anziano a casa sua, con la famiglia e i nipotini, è molto meglio che in un letto d'ospedale. No, scusate, non applaudite, perché in quanto politico mi dovreste fischiare. Questa proposta è stata respinta. Questa proposta è stata respinta dai governi di centrodestra e dai governi di centrosinistra, quando il sottoscritto era in maggioranza, all'opposizione, un'altra volta in maggioranza, un'altra volta all'opposizione. È un problema di trasversalità della politica che si chiude, e passo subito alla seconda riflessione. State attenti, le spese, finisco e poi vengo a discutere. Esattamente, è per questo che sto qui, se no non sarei qui. State attenti che le spese per la sanità non sono tutte spese per la salute, e le spese per la salute non sono tutte spese per il diritto alla salute. Mi spiego rapidamente in 10 secondi. Ieri sera, nella tavola rotonda che ha condotto Messina, che c'ha anche un altro mestiere pronto, quello del conduttore televisivo di dibattiti, è emersa una cosa clamorosa da parte degli operatori, direttori di ASL, ex assessori. La stessa cosa che sto tentando di dire da 10 anni e più, che dentro la spesa per la sanità ci sono almeno 20 miliardi di truffe, malversazioni e corruzioni che non hanno a che vedere con la salute. Fatemi finire. Non sono qui per raccogliere i vostri applausi, sono qui per testimoniare il mio impegno politico nei limiti di quello che posso. Allora,
quello che è emerso ieri sera, che è più che clamoroso, che io dico da tanti anni, i 4 miliardi e più di medicine che buttiamo via dalle nostre case perché l'industria farmaceutica continua a fare le scatole da 40 pillole. Gli 800 euro al giorno di ricovero perché risulta che cambino le lenzuola 5 volte al giorno e consumino 9 siringhe al giorno per ogni posto letto. Scusate, ultima scusate, cosa, volevo solo dire, scusate, sta dicendo delle cose importanti, sta dicendo, ragazzi, fatemi finire di parlare, scusa, mi dovete far no, allora, non sta facendo sconti a nessuno, né di qua né di là, sta dicendo da cittadino, neanche a me stesso, se anche permetti. A se stesso, quelli che sono i reali problemi, quindi vi prego, calmiamoci, perché noi non stiamo facendo un comizio elettorale, noi non siamo né di destra né di sinistra, noi siamo il popolo delle pantere grigie. Grazie. Grazie Presidente Messina. Dopodiché la spesa per la salute vera non necessariamente è diritto alla salute, perché se non cambiamo la struttura, come diceva Battaglia, continueremo a portare gli anziani in ospedale senza dare l'assistenza. Cioè c'è una rivoluzione da fare, perché siamo di fronte alla rivoluzione dell'età media che avanza, della società che cambia. Ultima considerazione. Qualunque persona vi dica, soprattutto se ha un impegno politico, che per fare queste cose, per esempio la deduzione per gli anziani in famiglia o la deduzione per i figli, per la cura, per la scuola, per la badante, chiunque vi dica che non c'è un euro per fare queste cose, prendetelo a calci nel sedere, perché vi sta prendendo in giro. Qui parlano 40 anni di economista e 10 anni di politico. Quei numeri li ho visti nascere e crescere tra le mie mani, e sappiate, e a questo punto non è solo il poveretto che vi parla che lo dice, ma è la Corte dei Conti, organo costituzionale della Repubblica Italiana, sappiate che dentro 800 miliardi di spesa pubblica all'anno ci sono 60 miliardi di corruzione, e dentro 790 miliardi di tasse mancano 100 miliardi di evasione. Allora uno che fa politica non può dire non c'è un euro, non c'è una lira, deve avere la responsabilità di dire e proporre, come in pochi purtroppo abbiamo già fatto, tentato, è pendente, ripeto, al Senato, parlo di disegni di legge, di emendamenti presentati, sempre respinti per ora, ma tanto io sono duro di testa. Grazie Mario. Finisco. Grazie. Finisco. Grazie, finisco. Mario. Finisco. L'impegno che voi dovete mettere è quello di andare lì col dito e dire: guarda che lì ci sono i soldi, sono quelli che vengono malversati, sprecati, toglili da lì e mettili sulla famiglia, sulle imprese che lavorano, sulle donne, sugli anziani, sui giovani. Questa è la sfida politica. Senatore, che la società civile deve rivolgere alla classe politica, compreso il sottoscritto. Grazie. Grazie. Grazie.